Eccoci al campionato di calcio, stiamo raccogliendo gli ultimi risultati, le conferme degli ultimi risultati delle partite conclusesi pochi istanti fa. Ricordo, si è chiusa oggi la Serie B e la Serie A invece ha ancora un turno di gioco domenica prossima. Le imprese più notevoli le avete seguite con i nostri risultati aggiornati attimo per attimo, ormai la lotta è soprattutto per non retrocedere, sono state quelle del Torino che con due domeniche di fila si è tirato su, questa volta è toccato all'Inter subire la voglia di riscossa del Toro, Torino ha superato l'Inter per 2-0, mentre la Lazio è riuscita a imporsi per 1-0 sulla Sampdoria. Il Cesena ha battuto il Como per 1-0 e il Como è matematicamente retrocesso insieme al Pisa. Per quanto riguarda le altre due squadre da retrocedere, deciderà l'ultima giornata, anche se qualche situazione appare più compromessa di altra. Ma vediamo insieme la schedina. Prima però vi ricordo che in Serie B ci sarà per la quarta promozione uno spareggio fra Cremonese e Regina. Ecco la schedina. Atalanta e Lecce 0-0 X. Cesena batte Como 1-0. La rete è stata realizzata da Agostini al 33esimo della ripresa. Le squadre hanno terminato la partita in 10 uomini per espulsioni. Fiorentina e Bologna 0-0 X. È stato espulso nel finale Carobbi per doppia ammonizione. Verona e Roma 0-0 X. Lazio batte Sampdoria 1-0, 1, rete vincente De Zotti al 39esimo del primo tempo. Milan batte Ascoli 5-1, 1, c'è stata una tripletta di Van Basten, comunque ecco l'ordine dei gol e i minuti naturalmente. Evani 13esimo, Van Basten 16esimo, ancora Van Basten 24esimo del primo tempo. Ripresa Van Basten 11esimo, Casagrande 32esimo, 44esimo Bianchi. Napoli e Pisa 0-0 X. Nota di cronaca, aveva cominciato a giocare Maradona ma dopo pochi minuti è subentrato al suo posto Romano. Pescara-Juventus 0-0 X. Torino batte Internazionale 2-0, 1. Espulso nel finale Verdelli dell'Inter, le reti del Torino nella ripresa, l'ottavo Scoro, al 30esimo Müller. Avellino e San Benedettese 1-1, X. Brescia batte Messina 3-1, 1. Ecco ora la squadra che insieme alla Cremonese farà lo spareggio per la quarta promozione in A. Regina batte Padova 1-0 e il Cosenza ha vinto a Taranto, Cosenza batte Taranto 1-0, 2, ma il Cosenza non può partecipare a questo spareggio. Vediamo adesso altri risultati di Serie B. Ancora ed Empoli 0-0. Bari batte Monza 3-2. Sono definitivi? Sì, ma qui c'è una sospensione per invasione di campo. Ah, a Bari pareggia. Vabbè, vedremo. Allora, Bari 2-1? Questo? 3-2, esatto. Allora, Catanzaro Udinese 5-2, Genoa Barletta 1-0, Licata Cremonese 1-1, a Piacenza, Parma Piacenza 3-1, rimaniamo un momento con questi risultati, sono tutti confermati? Sì. Adesso andiamo allora alle classifiche. Ecco, penultima giornata della Serie A. Inter 56, ormai sappiamo da tempo campione d'Italia, poi Napoli 45, Milan 44, Juventus 41, Sampdoria 37, Atalanta 36. Ecco, poi adesso duello a distanza tra Fiorentina e Roma per l'ultimo posto valido per partecipare alla Coppa UEFA. Fiorentina una giornata al termine ancora in vantaggio di 2 punti, 34, Roma 32. Poi c'è il gruppetto Verona, Bologna, Cesena e Lecce 29, Ascoli e Lazio 28, Torino 27, Pescara 26, ecco Como e Pisa 22 e anche il Como insieme al Pisa scende in Serie B, naturalmente col nostro augurio da sportivi di una pronta ripresa, questo è logico e questa solidarietà con chi
perde la partita del campionato, ecco, perde l'autobus del campionato. Ecco, adesso interessante è la situazione di queste squadre che stanno sopra, Ascoli, Lazio, Torino e Pescara, ecco, queste sono l'epicentro per le altre due squadre che dovranno andare giù, almeno quelle che appaiono un po' più in pericolo dovranno lottare fra loro. Ecco, il Pescara è in una situazione più problematica di tutte quante, vedete, anche per quelli che saranno le combinazioni degli incontri futuri. Andiamo adesso alla Serie B. La Serie B che si conclude oggi. Allora, Genoa e Bari 51, Udinese 45, Regina Cosenza e Cremonese 44. Però per la classifica avulsa potranno battersi nello spareggio solo la Regina e la Cremonese. Tra queste due squadre chi vince va in Serie A col Genoa, il Bari e l'Udinese. Grande onore anche al Cosenza, ovviamente, che solo la classifica avulsa, non quella dei punti fatti in tutto il torneo, rimanda ancora, forse di un anno, ci auguriamo per i cosentini, la lotta per la promozione in Serie A. Poi c'è l'Avellino, 41, Messina 38, Licata, Parma 37, Padova, Ancona, Barletta e Catanzaro 35, poi abbiamo Empoli, Brescia e Monza a 34 punti, poi c'è la San Benedettese, il Taranto a 31, il Taranto il 29, il Piacenza a 26. Adesso San Benedettese, Taranto e Piacenza retrocedono in C1, adesso bisognerebbe fare un calcolo della classifica avulsa per vedere Empoli, Brescia e Monza come si mettono fra loro, però penso che forse ci sarà uno spareggio fra Empoli e Brescia. E adesso vediamo se possiamo cominciare la serie dei collegamenti. Proviamo la prima partita che abbiamo nella nostra lista, dovrebbe essere quella di Cesena. Il Cesena che ha superato il Como per 1-0. Pierpaolo Cattozzi. Eccoci e partiamo subito con le immagini, vedendo un Como tutt'altro che rassegnato. Queste immagini si riferiscono al primo minuto. Il cross e il tiro al volo è di Simone, para con il petto il portiere Rossi. Qualcuno pensava che il Como si presentasse a Cesena in forma di messa, ma c'è voluta tutta la perizia del Cesena. Qui c'è il tiro di Bordin respinto sul nascere da Colantuono. Gli dicevo, tutta la perizia del Cesena per opporsi al Como. Il tiro questa volta è stato di Piraccini, la parata di Savorani. Cross ancora dalla destra, Todesco stoppa, Simone va al tiro, ha respinto in questo caso Corneliusson che si trovava sdraiato al centro dell'area di rigore. Riprende Milton, vedete, cerca spazio e inventa questo tiro a lato. Una partita combattutissima. Bordin e Traini arriva di quel tanto in ritardo, ma qui reclamerà anche per l'intervento dell'avversario che riteneva un intervento da fallo da rigore. Ed ecco c'è il fattaccio, siamo già al 12° della ripresa e Calcaterra compromette tutto con questa spallata. L'arbitro si consulta col guardaline, espelle Calcaterra e ammonisce Todesco. Sembrava tutto compromesso, qui a Invernizzi fa tutto il campo, poi spara sul portiere. Nonostante l'inferiorità numerica è sempre il Cesena ad attaccare, limido per Agostini che sbaglia clamorosamente. Poi c'è un altro episodio che non abbiamo fatto in tempo a farvi vedere, col Cesena che reclama un rigore. Poi c'è questo cross, Bordin va sul fondo, dà l'indietro per Agostini che porta letteralmente in porta la palla. È l'entusiasmo ovviamente per il Cesena in una partita che, come dicevo in apertura, qualcuno credeva molto più facile. È stata una partita emozionante, colpi di scena non finire, e ci si è messo anche Lanese che, oltre alle due espulsioni, perché dopo è stato espulso a circa 15 minuti dal termine anche Todesco per somma di ammonizioni, dicevo, Lanese ha sorvolato su almeno due possibili calci di rigore. La partita si era infiammata e bisogna dire che il Cesena ha buttato nella partita veramente molto entusiasmo, molta volontà, ha aggredito gli avversari, ha giocato di impeto ed è andato veramente all'assalto. Il Como, che certamente aveva meno da perdere, giocava forse con più tranquillità, ha macinato meglio gioco e dava a intendere di dominare addirittura gli avversari. Alla fine è venuto fuori un risultato che in definitiva è stato accolto positivamente da tutti, e così il Cesena forse rimane in Serie A, anche se la discussione non è ancora finita.
il Como retrocede, ma come si diceva in Via Col Vento, coraggio, in fondo domani è un altro giorno. Linea Paolo Valenti. Grazie, grazie Pierpaolo, raccomando a tutti di essere brevi, soprattutto nei commenti, ci abbiamo ancora diverse partite, speriamo di darle tutte quelle, almeno della Serie A. Passiamo adesso a Firenze, a questo Fiorentina-Bologna 0-0, Marcello Giannini. 0-0, le immagini sono del primo tempo, ecco la Fiorentina subito domina, va avanti, Baggio, e qui è gol, però fuori gioco ha detto il guardaline. E fuori gioco resta, quindi niente gol. Ecco, la partita è, ha avuto di questi, un altro gol è stato annullato nel secondo tempo, sempre per fuori gioco. La Fiorentina ha dato l'impressione di volersi mangiare in un sol boccone questo Bologna, e qui c'è il portiere bolognese che si salva a stento in angolo, sono una dozzina quasi gli angoli che ha battuto la Fiorentina, ma non ci lasciamo incantare da questa pressione, da questo pressing della Fiorentina, c'è una traversa, ecco. Il gran tempo della Fiorentina si conclude su questa traversa e sul Bologna rare e scarse le reazioni, questa appunto che abbiamo visto con Alessio che ha sorvolato il palo. Ancora un'azione che poteva produrre qualcosa, ma la Fiorentina si è mangiata tante occasioni, non vogliamo dire tanti gol. Ecco, io penso di chiudere qui la partita. Il primo tempo, le immagini, io non ho le immagini del secondo tempo, non le ho, non ve le do, perché credo che tutto lo stadio non ha pensato a questa partita. Forse il primo tempo e basta, tutto il resto, io ho qui un tifoso di Bologna, venuto da Bologna, dimmi tu che cosa è successo, noi siamo amici, che cosa è successo in questa partita negli spalti, nel secondo tempo. È stata una partita bruttissima sotto il punto di vista atletico e tutto quanto. Sì, ma dico... Soltanto sugli spalti abbiamo visto dei giovani che si sono dati da fare, si sono... Cioè, è stato... dati da fare, tolgo io la parola a lui perché ci sono altre notizie più gravi che ti devo dare. Si sono dati da fare per, con la polizia. Ecco, alle 14 era cominciato tutto a Firenze, il treno che portava i tifosi bolognesi è arrivato alla stazione, vicino alla stazione Rifredi. Sono partite addirittura bombe Molotov e questo è il ragazzo che vedete, è gravissimo, è stato trasportato, vediamo in elicottero a Genova, gravissime le ustioni, 70%, si chiama Ivan Dall'Oglio, la famiglia è stata già avvertita, un ragazzo di 14 anni, altri 7 sono ustionati, ci sono tanti feriti, tanti contusi, tanta confusione, tanta mestizia, questo non è il calcio, a te la linea. Andiamo avanti, sì, ho capito che c'è la linea, stavo anch'io come gli spettatori allibito di fronte a queste immagini che tutte le domeniche o quasi ci tocca a vedere. Passiamo adesso alla Lazio che ha superato la Sampdoria per 1-0, ha segnato De Zotti. Allora passiamo la linea a Jacopo Volpi. Sì, siamo qua per commentare questa vittoria della Lazio, vediamo subito questo montaggio fatto praticamente in tempo reale da Marco Lorusso con la Lazio che è stata padrona del campo, molto concentrata e molto determinata sin dal primo minuto. Abbiamo appena visto De Zotti sbagliare una buona occasione, qui c'è un tiro di Marino che è entrato al posto di Gregucci dopo pochi minuti di gioco, il suo tiro viene deviato, ancora Lazio in attacco nel corso del primo tempo, questo è un tiro di Di Cagno, poi c'è il colpo di testa ancora di Marino e la parata del portiere sampdoriano Pagliuca. Continua ad attaccare la Lazio alla quale necessita una vittoria, ecco il gol di De Zotti al 36esimo, la torre di Pinne che rientrava dopo tantissimo tempo e la presenza di Pinne in campo si è fatta veramente sentire, il centrocampo ha subito registrato dei miglioramenti. Ancora Di Cagno, un altro dei migliori in campo, il suo tiro che sorvola di poco la traversa. E poi ancora la Lazio che potrebbe segnare il gol del 2-0 a 2 minuti alla fine, Ruben Sosa anticipa il portiere Pagliuca, un pallonetto ma colpisce la traversa. Passiamo con le immagini alla ripresa, la Lazio naturalmente ha rallentato un po' il ritmo, la Sampdoria era decimata da troppe assenze per rendersi pericolose e qui dopo un minuto c'è un tiro di Ruben Sosa parato da Pagliuca, al sesto ancora la Lazio con Pin, il suo scambio al volo e poi il tiro dello stesso Pin che viene deviato in calcio d'angolo. Al 18esimo l'unica buona occasione, c'è questa azione d'attacco della Sampdoria, poi la rovesciata di Victor, la bella parata del giovane portiere biancazzurro Fiori, ancora la Sampdoria in attacco ma senza troppa convinzione, la parata di Fiori è l'ultima azione di questa partita, una partita che mette la Lazio abbastanza in sicurezza, possiamo anche tornare in studio comunque.
c'era Rubens Sosa che intanto andava a guadagnare minuti preziosi, Lazio comunque determinata, concentrata sin dal primo all'ultimo minuto. E forse chissà che giocare in uno stadio piccolo per tanti versi negativi come il Flaminio abbia dato però quella carica in più, quell'appoggio in più alla squadra biancazzurra, nella quale, lo ripetiamo, ha giocato molto bene Pin, ma si è confermato un ottimo giocatore di Canio. Della Sampdoria possiamo solamente dire che forse così un po' distratta da troppe coppe durante la settimana, da troppe partite infrasettimanali, non ha avuto nessuno che si è distinto e non ha mai cercato con grande veemenza il pareggio. A te Paolo. Passiamo adesso la linea a Milano per Milan-Ascoli 5-1, Gianni Vasino. Pur senza sette titolari il Milan parte subito in avanti stringendo d'assedio l'area ascolana. Evani raccoglie un bel passaggio di Van Basten e va a segnare la prima rete. Poco dopo Tassotti mette in area, Van Basten di testa in perfetta coordinazione supera il portiere 2-0. Grossa occasione ancora per Van Basten al termine di questa azione, ecco, ed è bravo Pazzagli a parare. 23esimo, Evani va via, sulla sinistra si libera e va al cross, Van Basten gira a rete, 3-0. Primo tiro in porta dell'Ascoli al 31esimo, poi ancora Van Basten impegna severamente Pazzagli, era Baresi, scusate. Nella ripresa ancora Van Basten da fuori, va a segnare la quarta rete per l'Ascoli e poco dopo si esibisce l'olandese che ha rinnovato il contratto in questa serpentina ma manda fuori di poco. Si vede l'Ascoli che va a segno con Casagrande, 4-1 su punizione. Ancora una mischia in area ascolana, tira Cappellini, interviene Bianchi e Benetti recupera la palla quando era già oltre la linea di porta. Dobbiamo ringraziare ovviamente Oreste Franceschi di aver montato di corsa con noi queste immagini. Davanti a un Milan in queste condizioni di forma, credo che oggi, anche se con sette uomini non titolari, nessuno avrebbe potuto fermare il rullo compressore di Sacchi. È stata una partita bella, che ha visto soprattutto il monologo del Milan. Per 30 minuti non si è visto in campo nessun attacco da parte dell'Ascoli. L'Ascoli ovviamente non è apparso rassegnato, quando ha potuto è andato in avanti, ma era troppa la supremazia della squadra rossonera. A te Paolo Valenti. Ecco, grazie Gianni. Adesso dobbiamo acquistare qualche secondo per riuscire a collegarsi con Pescara. Mi pare che ci siamo con Pescara. Ecco, comunque un momento, vediamo la battaglia della mascotte. No, passiamo a Pescara, vai. Vai Pescara. Ecco le immagini della partita. Al 30esimo la prima palla gol e per la Juve il colpo di testa di Buso che finisce alto di poco sulla traversa della porta difesa da Gatta. Risponde il Pescara, va via Caffarelli, lo scambio con Tita, il suo cross e poi Bruno mette in calcio d'angolo. Questa azione avveniva esattamente al 38esimo. Siamo nella ripresa, senz'altro più interessante. Palla gol per Tita al 7esimo, il suo tiro finisce al lato di porta. Si rammarica il brasiliano, poi ancora il Pescara con Caffarelli di testa, tacconi inchioda a terra. Anzi, Ciarlantini era a colpire di testa. Poi il Pescara, la Juventus in contropiede, riesce con Magrin a portarsi al tiro, in buona coordinazione batte di collo sinistro. La palla è fuori di poco. Ultimi sprazzi per la Juve con difesa, il Pescara con Junior che mette in serio imbarazzo il pur bravo portiere avversario. Poi c'è questa azione prolungata del brasiliano con un tiro che Tacconi riesce a respingere. Gli ultimi minuti sono stati ancora di marca pescarese. Il Pescara ha giocato senza quattro titolari, la Juve senza due. Il Pescara tentava a tutti i costi di vincere la partita per rimanere in carreggiata, per sperare ancora di conservare la Serie A. Ora ha una sola partita a disposizione, a quota 28 neppure si può sentire tranquilla, è solo la matematica che dice di sperare ancora nella salvezza. Te la linea Valente. Sì, adesso io volevo passare finalmente a Torino, dico finalmente perché il servizio vedo che è già pronto dalle immagini e... Pronto Torino, Cesare Castellotti, sei pronto? Sì, sì, certo, allora, siamo in linea. Anche vai per noi quel successo del Torino. Questa è la prima azione del Torino che vi propongo. Conclusione di Cravero, Zenga ribatte in corner. Lo stesso Cravero dalla bandierina, Fuser non aggancia, palla per Edu, altra deviazione di Zenga. Ora invece un'azione molto pericolosa dell'Inter, Serena
serve Berti, ma è anticipato da Rossi, dunque nulla di fatto. Le reti nel secondo tempo, come già sapete, all'ottavo si sblocca il risultato con questa azione che parte da Sabato, la prosegue Miller, irrompe Scoro ed è il gol dell'1-0 per i Granata. Reazione dei nerazzurri, Diaz, Benedetti rischia un po' l'autorete, pallone a lato di Poco. Al 28esimo il raddoppio, Gallaccio, uno dei giovani di Vatta, Cravero e Miller, il brasiliano, conclude a rete per il 2-0. Nel primo tempo il Torino ha cercato la via della rete con forte determinazione e con il sostegno di un pubblico foltissimo e fantastico, bisogna dire. L'Inter ha controllato la situazione con disinvoltura. Per il Granata è stato poi più facile dopo la rete di Scoro, reazione dei nerazzurri che c'è stata e come, ma bisogna anche considerare che oggi non giocavano Matheus, Brehme, Ferri che era in panchina. Per la squadra di Vatta che domenica va a Lecce è proprio il caso di dire che la speranza è l'ultima a morire. Ho concluso da Torino. Bene, e adesso noi passiamo, ecco, un momento a quel, prima di collegarci con Verona per Verona-Roma, passiamo a quella che abbiamo definito la battaglia fra gli omini, fra le mascotte, per darsi un nome. Ecco, oggi lo spoglio della schedina del Totocalcio, nello spazio dedicato appunto allo scontro per i nomi, c'è stato, vedete, proprio d'un soffio il successo di Dribbli su Beniamino. Ecco qua, vedete i numeri, le cifre dei votanti, però la gran finale è fra Ciao e Amico. Questo sarà insomma il confronto definitivo. Adesso vedo che è pronto il collegamento con Verona. 0-0 fra Verona e Roma, Ferruccio Gard. Gard? Non sentiamo il commento di Gard. Comunque vediamo alcune fasi della partita che si è conclusa appunto a reti inviolate, come vi abbiamo già detto. Bella parata del portiere del Verona. Adesso attenzione all'angolo di Massaro. Questo è Pioli, se non vado errato, che è uscito per un incidente durante il primo tempo. Ecco, poi però si è alzato, ha cercato di rientrare, ma poi è stato definitivamente sostituito. Quindi c'è stato un momento così di incertezza, qualche malinteso con l'arbitro. È stata una partita a fasi alterne, entrambe le squadre hanno badato sì a attaccare, ma soprattutto a non esporsi troppo, perché il Verona non era poi sicurissimo in classifica, mentre la Roma cerca sempre di inseguire la Fiorentina. Questo è Caniglia, vedete, ecco il suo centro ribattuto. Qui è bravo il portiere romanista a bloccare, ma Ferruccio Gard non ha potuto commentarci la partita. Quello che vi abbiamo detto è un'impressione visiva che abbiamo avuto panoramicamente osservando 7-8 partite insieme. Si è avuto l'idea di un equilibrio e di occasioni da entrambe le parti. Quanto è stato poi raccolto, diremmo, a fattor comune dai nostri bravissimi e rapidi tecnici, ce l'ha in pratica commentato. Avete visto un'azione di là, un'azione di là. Più incisivo il Verona forse nel finale, più rapida Roma a mettersi in azione nel primo tempo. Adesso un altro 0-0 è quello fra Napoli e Pisa. Sentiamo Luigi Necco. Si è cominciato, o si voleva cominciare con la festa, e difatti c'erano tutti gli elementi, almeno quelli della coreografia. In fondo, 59 partite, una Coppa UEFA, un secondo posto che insomma potrebbe anche venire, e il Napoli ha sentito la necessità di ringraziare il suo pubblico, anzi hanno sentito la necessità persino le autorità di mandare la banda dell'esercito per ringraziare il pubblico, che come al solito ha lanciato i suoi inni. Ma la partita è stata forse da festa anche questa, 0-0, e mancavano Giacca, Reca e De Napoli. Avete visto Alemão in azione, grandissima partita oggi la sua, e al 17esimo però esce anche Maradona e la telecamera non se ne accorge, quella dall'alto. Ma il Pisa profitta di questo Napoli ridimensionato, tra i pali, ho detto tra i pali, c'era cioè il Tifusco oggi,
e tenta attacchi come questo di Piovanelli che coglie la traversa e così la partita va avanti con delle azioni che vedono il Napoli continuamente in aria, come in questo caso la punizione di Renica che non ha trovato bruttissimo Carnevale. Ma l'uscita di Maradona, 10 minuti dopo è uscito anche Carnevale, cioè scusatemi, Carandante, nemmeno che stavolta la telecamera se n'è accorta, irritano il pubblico e il pubblico comincia a dividersi per tutte le polemiche che sapete circondano il Napoli, bianchi sì, bianchi no, Maradona che cosa fa, e c'è stato il rischio che si tornasse alla cronaca dei tifosi, anzi quella della partita. Quella della partita vi abbiamo fatto vedere il primo tempo e nel secondo tempo vi facciamo vedere la conclusione. Le azioni non abbiamo avuto proprio il tempo di montarle, perché come sapete ci ha soffiato i cavi qualche avvenimento italiano più importante, almeno per oggi. E che cosa dire di questo Napoli che se ne va con uno deludente 0-0 dal campo, con un Pisa che già in Serie B riesce a fronteggiare un Napoli con un grande Alemão, con un grande Careca, ma senza Maradona, senza De Napoli e senza Careca, appunto. Bisogna dire che è la fine del campionato. Tuttavia, anziché dire alla napoletana che ha avuto, diciamo che il Napoli qualcosa da dare ancora ce l'ha. La Coppa Italia, l'incontro è per il 29 giugno. Allora, concludiamo quindi questo nostro 90° minuto. Per quanto riguarda la Serie A, c'è ancora una giornata. Como e Pisa sono matematicamente in Serie B, per le altre due squadre deciderà la domenica prossima. Il duello fra Roma e Fiorentina per aggiudicarsi il posto in Coppa UEFA è ancora aperto, la Fiorentina però conserva 2 punti di vantaggio sui romanisti. Per quanto riguarda la Serie B, che oggi si è conclusa, Bari, Genoa e Udinese già promosse, Regina o Cremonese dovranno fare fra loro lo spareggio, il valoroso Cosenza, che è arrivato a pari punti, però per la classifica avulsa non parteciperà a questo spareggio e rimane, magra consolazione, la squadra di testa della Serie B, però resta in Serie B, le altre 4 sono in Serie A. Poi bisogna vedere chi farà compagnia al Cosenza nel restare in B e nel rimandare all'anno prossimo il tentativo fra Regina e Cremonese, la perdente di Regina e Cremonese. Per quanto riguarda la retrocessione, San Benedettese, Piacenza, Taranto, e secondo i nostri calcoli dovrebbe esserci uno spareggio fra Empoli e Brescia. Ma vedremo, poi bisogna vedere anche la situazione del Monza, adesso bisogna vedere la classifica avulsa, non ci pronunciamo su quest'ultima coda della classifica. Allora, arrivederci e a risentirci a domenica prossima. Allora, concludiamo quindi questo nostro 90° minuto. Per quanto riguarda la Serie A, c'è ancora una giornata. Como e Pisa sono matematicamente in Serie B, per le altre due squadre deciderà la domenica prossima. Il duello fra Roma e Fiorentina per aggiudicarsi il posto in Coppa UEFA è ancora aperto, la Fiorentina però conserva 2 punti di vantaggio sui romanisti. Per quanto riguarda la Serie B, che oggi si è conclusa, Bari, Genoa e Udinese già promosse, Regina o Cremonese dovranno fare fra loro lo spareggio, il valoroso Cosenza, che è arrivato a pari punti, però per la classifica avulsa non parteciperà a questo spareggio e rimane, magra consolazione, la squadra di testa della Serie B, però resta in Serie B, le altre 4 sono in Serie A. Poi bisogna vedere chi farà compagnia al Cosenza nel restare in B e nel rimandare all'anno prossimo il tentativo fra Regina e Cremonese, la perdente di Regina e Cremonese. Per quanto riguarda la retrocessione, San Benedettese, Piacenza, Taranto, e secondo i nostri calcoli dovrebbe esserci uno spareggio fra Empoli e Brescia. Ma vedremo, poi bisogna vedere anche la situazione del Monza, adesso bisogna vedere la classifica avulsa, non ci pronunciamo su quest'ultima coda della classifica. Allora, arrivederci e a risentirci a domenica prossima.